una necropoli etrusca, un'antica strada consolare, la Cassia, oggi strada statale numero 2. Si arriva a Sutri l'Antichissima. Antichissima è il titolo di cui essa si fregia nei documenti comunali. Porta dell'Etruria, Sutri fu espugnata dai Romani nel 394 a.C. Nel Medioevo fu dei Bizantini, quindi dei Longobardi. Da Liutprando donata al Papa nel 728, fu la prima terra sulla quale il pontefice regnò. I secoli passarono con alterne vicende e ogni epoca ha lasciato una traccia. Un antico castello è chiamato il Castello di Carlo Magno. La leggenda dice che qui il re si riconciliò con la sorella Berta, scacciata di casa e rifugiata in una delle grotte etrusche dove diede alla luce Orlando. Vedete ed ascoltati la bella istoria che il mio canto muove, e vederete i gesti smisurati, l'alta fatica e le mirabil prove che fece il franco Orlando per amore nel tempo del re Carlo imperatore. Le grotte erano le tombe dei padri etruschi. Come furono il rifugio di Berta e la culla di Orlando, protessero la gente durante le guerre, ospitarono quelli rimasti senza casa. Oggi le usano i contadini. Nel Medioevo i cristiani ne trasformarono alcune in chiese, in cappelle votive, e su certe pareti si intravedono ancora il paladino che fece cantare i trovatori, il boiardo e l'ariosto. State attenti e qui ancora immagini di santi. Le grigia della storia di Sutri sono ad ogni passo riconoscibili nei monumenti del Medioevo, nei muri esterni. La città ha il colore del tufo, un colore etrusco, il colore delle sue grotte. Varie epoche si sono sovrapposte. Una porta romana è affiancata da una torre del Medioevo. Sotto merlature medievali si apre la porta principale della città. Il campanile della cattedrale è quello della primitiva basilica romanica. L'interno è stato rifatto nel Settecento. Vi si conserva una preziosa tavola del Salvatore che ha un sapore bizantino. Di un acceso barocco è la statua dorata della Santa Protettrice, Santa Dolcissima. Della primitiva basilica rimane intatto il pavimento che ricorda quelli di Santa Maria in Cosmedin e di Santa Sabina. Sotto l'abside è una antichissima cappella, la cripta, i cui capitelli di disegno diverso sono tipici dell'epoca, qualcuno di origine pagana, altri di maestri longobardi. La vita di oggi si svolge come in una agiata città di provincia. Una bella fontana, un vecchio orologio, questa è la piazza. Il centro della vita di una popolazione di contadini, di piccoli possidenti, famiglie di agricoltori che coltivano e commerciano in ortaggi e in legumi. Sono fieri dell'antichissima Sutri, una capitale quando Roma era un villaggio di pastori.
come in ogni città di provincia, il ritmo monotono della vita viene ogni tanto spezzato da qualche giornata di festa. All'anno, il giorno di Santa Dolcissima, a metà di settembre, l'anfiteatro romano, scavato nel tufo da maestranze etrusche, si anima. Gli artificieri e i pirotecnici preparano i fuochi, la luminaria, un'illuminazione con ciotole di cera che, secondo un prestabilito disegno, vengono collocate lungo le gradinate. L'arena quella sera quando le fiammelle vengono accese, quando i fuochi riempiono il cielo. Domani l'anfiteatro è di nuovo deserto. Dovrà passare un anno perché ritrovi il suo giorno di vita. Per un anno sarà il rudere più solitario dell'antichissima Sutri.